pazzesco, per fare non si può, è incredibile. È incredibile. È tornato il barretto. Benvenuti e bentornati nella serie più amata da tutti, tutti quanti, nessuno escluso, che non c'era da un po' di tempo. Vi prometto che tornerà molto più spesso. Intanto fatemi vedere quanti like ha raggiunto l'ultimo barretto che... Oh, l'ultimo barretto ha raggiunto la golosissima cifra di... Scrolla. 301 mi piace. Riusciamo a fare la stessa cosa con questo baretto? Grazie mille. A proposito di canali, io prima di parlare di un po' di news Pokémon, in realtà sono successe un sacco di cose ultimamente. Cioè i DLC, dall'ultimo baretto è passato un sacco di tempo. Non parlerò ancora di DLC, ho fatto solo 10 video a riguardo. Non vorrei fare anche l'undicesimo. Ho totalmente dimenticato cosa stavo dicendo. Mi prendo un attimo di tempo per parlare del canale, per parlare di me, perché mi sono preso recentemente una settimana di pausa, fra tante virgolette, e questa pausa mi è servita. Ho pensato ad alcuni format, ho pensato a come reinterpretare il canale, ho pensato che voglio dargli un po' più di leggerezza, voglio creare dei format che non mi costringano sempre a scrivere copioni. Infatti, domenica, se Dio me la manda buona, esce Tempo Capsula di 25 minuti. A parte questa cosa qui, ho attivato gli abbonamenti, è uscito un video ieri, qua sotto trovate il tasto per abbonarvi. Vi invito a passare da Twitch, mannaggia voi che siamo ancora 720 follower, com'è possibile che il migliore streamer abbia così pochi follower? Link in descrizione. Stasera siamo sicuramente in live, finita la premiere, perché questo baretto sarà in premiere, lo dico adesso, e se non è in premiere lasciate dislike. Ho detto questo, fatta questa premessa mostruosa, spero siate contenti che ritornerà molto più spesso il baretto, parliamo un po' di community Pokémon come nostro solito. Quest'oggi abbiamo anche qualcosa da mangiare, in realtà i biscotti del nonno della mia ragazza, che sarà sicuramente contentissima, e da bere, visto che stasera devo streamare e non posso farlo da brillo. Golosissima della golosissima acqua frizzante del PAM. Io la metterei via. Come vi dicevo ad inizio video, un sacco di cose sono successe nella community Pokémon, nel mondo Pokémon, in qualsiasi sua salsa, dall'ultimo baretto. Non possiamo recuperarle. E quindi quest'oggi inizio, esordisco con la notizia più stupida che mi sia venuta in mente, ma anche la notizia che più mi riguarda. Perché non so se conoscete Reddit. Sapete cos'è Reddit, no? Io non lo sapevo cos'era Reddit, cioè nel senso l'ho sempre sentito, ma non me lo sono mai inculato, ok? Fino a qualche giorno fa. Perché qualche giorno fa il Reddit dedicato ai Pokémon, con ben 2 milioni e 200.000 di utenti, era dominato da un mio iscritto. Il Reddit dedicato ai Pokémon aveva come primo post con più upvote un bergamasco che trova 2 shiny contemporaneamente. Faccio prima a farvelo vedere il video, ok? Regia, possiamo mandare, grazie. È uno scherzo? È un cazzo di scherzo questo? No, deve essere uno scherzo. Perché ho 2 cristalli shiny e ne posso prendere solo uno. Ma che cazzo mi vuol dire? Ma porca... Come posso spiegare la grandezza di questa cosa? Cioè, voi non so se vi rendete conto. Ci saranno stati su quel subreddit gli afghani che giocano a Pokémon. Ok? Il loro Pokémon preferito, non posso dirlo perché mi bannano. Ok? Fate 2 più 2. Immaginate la zona del mondo e quale potrebbe essere il Pokémon preferito? Scrivetelo nei commenti della premiere. E questi afghani si sono beccati un bergamasco che trova 2 shiny. È una cosa divertente. È fantastico. Conquistiamo Reddit. È spettacolare. È spettacolare. L'Italia ultimamente è al centro di tutte le attenzioni. Stiamo conquistando il mondo. Nel campo della virologia e nel campo di Pokémon. Poi mi direte, certo, ma la community Pokémon è comunque un virus? Sì, ovvio, vedete che torna tutto? È tutto collegato e si riunisce magicamente in quei 2 Zorua trovati da Oip. Oip è un personaggio fondamentale, dovete seguire su Twitch per conoscere Oip. È stato fantastico, ma mai fantastico quanto... Rullo di tamburi, grazie, in editing. Regia, mi serve che mi porti il po... Ok, mettilo piano, fallo entrare piano, piano, piano. Ok, in questo momento mi starà coprendo la faccia, ma adesso regia me la sposta, grazie. Lui, Zarud, non lo so come cazzo si chiama, lui è bellissimo. Vogliamo parlarne un attimo, vogliamo parlare di questo nuovo Pokémon che ha scombussolato i cuori della community, perché è stato un Pokémon un sacco divisivo. Ho visto un sacco di pareri uber positivi, un sacco di pareri uber negativi. A me piace, è un bel Pokémon, però come ho già espresso nella live che ho fatto per il suo annuncio,
ci sono dei problemi. È sempre la solita solfa. Allora, io qua bevo preventivamente per The Pokémon Company e Game Freak e mangio per Bergamasco su Reddit, chiaramente. Mi sento sporco a fare sta cosa, però. Forse non li ho chiusi benissimo. Sono diventati dei mattoni. Da adesso in poi io non imbroccherò più una parola in questo video, perché c'ho la bocca che è una bomba orologeria praticamente. Allora, dicevo, è sempre il solito problema, ok? Dei misteriosi, ma in generale di tutti i Pokémon in realtà. Cioè, allora, Zarud sembra avere una lore spettacolare. Sembra avere una grande caratterizzazione. Peraltro la sua descrizione è posta in relazione con quella di Celebi in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, esattamente come dovrebbe essere nel film. Tra l'altro, lo volete lo spoiler del film? Perché io l'ho già capito come sarà la trama. Data oggi, che giorno è? Oggi è il 3 marzo, questo video vedete. Del 4 marzo, se Dio esiste, c'è starà Zarud nella foresta, che venera Celebi come Dio. Coco è stato abbandonato lì, e c'è qualcuno che vuole trombare la foresta. Quel qualcuno che vuole trombare la foresta la vuole trombare per poter creare una sorta di impero. Ma il potere di Celebi, il grande potere di Celebi, shiny, chiaramente, perché dobbiamo far rosicare i coglioni come me, tipo Zarude, selvaggio della foresta, Celebi, divinità della foresta. Infatti loro sono legati, tipo Zarude si può curare con le liane, adesso Celebi si può curare. Poi ho scoperto che Celebi viene tipo dal futuro. Mind blowing, cioè, ok. Però a parte tutta la caratterizzazione strafiga di Zarude, che vi giuro ragazzi è un Pokémon bellissimo, cioè questo Pokémon si fa spuntare le liane dai parti del corpo ignote all'essere umano, il problema è che in Pokémon Spada e Scudo al 90% questo Pokémon non avrà nessun ruolo, ed è un peccato perché sono Pokémon studiati bene da persone che ne capiscono e vengono sempre trombati da Junichi Masuda. Masuda e Emote, no? Io c'ho in mezzo al cazzo tutta sta roba, ma che vergogna. Beviamo per Masuda un'altra volta, finalmente siamo tornati a bere per il nostro eroe. Io sono del parere che Masuda debba farsi da parte. Non dico non cagarsi più i Pokémon e andare a fare il barbone, dico di non apparire in pubblico. Perché, fra, basta, basta. Purtroppo, perché tu hai fatto nero e bianco, ed è stata forse la tua rovina, la community ti odia. Io ti voglio bene, ho fatto un emote su di te, ok? Però fatti da parte, è per il tuo bene, no? Cioè, componi le musiche, metteteci Hirohito a dirigere i Pokémon, ma vi giuro che lo amano più di Masuda. Bevo e mangio per Masuda, gli vogliamo bene a Masuda, ha fatto Pokémon Nero. Voi non ci crederete, ma il creatore di Pokémon... il rape, grazie. Let's go! Ha fatto anche Pokémon Nero. Che è successo? Tipo una malattia cerebrale, neurodegenerativa. Biscottino di quarzo per Masuda. Ti vogliamo bene, ma non troppo. Comunque, come si diceva con un ragazzo nei commenti del video dedicato a Mewtwo, nelle ultime generazioni, purtroppo, l'unica cosa apprezzabile davvero sono i concept. E purtroppo, verosimilmente, c'è qualcuno che questi concept li scrive molto bene, li dà in mano a degli sviluppatori che prendono il loro bel culo, ci cagano sopra una bella montagna di sterco, e noi, come al solito, quella montagna di sterco ce la becchiamo. Tutta. Oh, dottori, avvocati, ingegneri, palombari, marescialli, è arrivata la fottuta parte dei commenti che voi tutti amate. Vi ho chiesto di Zerora, nuovo Pokémon. Zarude, ok? Vi ho chiesto di Zarude. Evoluzione finale anoressica dei Grookey. Sì, cazzo, io in live l'ho detto. Se quella fosse stata l'evoluzione finale di Grookey, sarebbe stato perfetto, invece abbiamo avuto Goku. Bene. Re Julian dei pinguini di Madagascar, ma non penso comunque, credo che siano abbastanza diversi. Datemi una comparison, ma sono abbastanza convinto siano diversi, però vabbè, ok. E poi, Baffio ci scrive questa cosa qua. E concludiamo con BeppeOrtu01, che ci fa sapere, quando la domanda era cosa ne pensate di Zarude, che Pokémon Spada e Scudo fa schifo. E per quelli come te,
sta poi ragione. Che esiste il baretto. Io vi ringrazio per la visione di questo contenuto video. Dicevo, vi ringrazio per la visione di questo contenuto video fatto di pixel che vanno a comporre la mia immagine riprodotta tramite fotocamera digitale. Lasciate un mi piace, un commento qui sotto anche se avete finito la premiere, non ve lo dimenticate. Facciamo, pushiamo l'algoritmo, facciamogli tripla scala. Passate da Twitch che stiamo streamando in questo momento. Detta anche questa ennesima stronzata, noi ragazzi ci becchiamo. Pensate un po', incredibilmente, come al solito. Salvo morte in un prossimo video. E i baretti devono sempre finire con le disabilità.